Grazie a tutti. In effetti io sono dell'Università di Roma, Dipartimento Biologia, ma parlo a nome della Regione Emilia-Romagna, dove è stato fatto un esperimento negli ultimi anni di impostazione di un diverso sistema di rilievo. Io non uso mai la parola monitoraggio perché per me è una cosa un po' diversa da quella di cui stiamo parlando. E mi dispiace che questa presentazione nel trasferimento su questo computer ha perso i colori e anche un paio di slide sono scomparse, quindi adesso vedremo come che cosa viene fuori. Innanzitutto l'ufficio parchi della regione si occupa solamente di un pezzetto della biodiversità regionale, quindi non di tutta la regione, non di tutta la biodiversità, ma si occupa solamente delle specie prioritarie all'interno del sistema Natura 2000, quindi una piccola parte della biodiversità regionale. Per fare questo lavoro la Regione ha utilizzato la misura 323 dei piani di sviluppo rurale e all'interno di questa misura ce ne sono due sottomisure, la 1 e la 2. La 1 è quella che è stata più utilizzata per quello che vi racconto oggi, cioè quella che ha permesso di approfondire il quadro conoscitivo della biodiversità nel sistema Natura 2000 e di preparare i primi indirizzi gestionali a livello regionale. Poi la sottomisura 2 invece è stata utilizzata per approfondire il quadro conoscitivo a scala locale e finanziare anche gli enti locali che hanno prodotto degli indirizzi gestionali sulle singole aree. Nella prima fase, che è durata dal 2008 al 2010, sono stati impiegati circa 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 360. Non dovete leggere tutto questo che c'è scritto qui dentro, però sostanzialmente quello che è stato fatto è stato un po' la messa a punto delle conoscenze disponibili fino a quel momento, quindi una raccolta sistematica di tutte le informazioni puntuali che esistevano in regione sulla distribuzione delle specie target, questo in una banca dati, anche perché sembrava il punto di partenza. E poi sono stati messi a punto i primi indirizzi gestionali con le linee guida, poi per l'elaborazione dei piani di gestione, dei SIC e così via. In questa banca dati sono confluiti circa 110.000, adesso non mi ricordo esattamente, 105.000 localizzazioni. Viene fuori una cartina di questo tipo qui, che voi conoscete molto bene, cartine che fanno, che servono a molto poco sul piano della conservazione, perché riconoscete per esempio qui al centro della regione una parte intorno a Bologna con una distribuzione di tutti i pallini in maniera regolare, perché quello riflette l'atlante ornitologico della provincia di Bologna, che quindi ha i puntini tutti quanti su griglia, e le altre invece sono distribuzioni che, come vedete, certe volte seguono qualche asta fluviale, qualche volta si accumulano nelle aree protette, per esempio sul crinale dell'Appennino, perché la gente va a cercare le specie dove è più facile trovarle, quindi va nelle aree protette in genere, qui sotto per esempio nella zona del Casentino, dove ci stanno tantissimi dati. Quindi è un punto di partenza, è importante fare queste banche dati, assolutamente non sono critico su questo, sono molto critico quando queste qui vengono vendute come strumenti di conservazione, perché in realtà io non ci costruisco valutazioni di impatto ambientale, non ci costruisco aree e così via. Non solo, ma poi questi dati, e qui viene la diapositiva che non c'è, mi spiace, ecco qui, non ci sa più, questi dati sono distribuiti in maniera estremamente disomogenea tra le specie, per cui la media è che ogni specie ha 99 punti, e 99 non sono male, però poi scopriamo che l'airone bianco maggiore ce n'ha 3.000 e la stragrande maggior parte delle specie ce n'ha una dozzina, con 12 punti voi capite che non è che siamo molto lontano. Se poi guardiamo l'età dei dati, e questa è l'altra diapositiva che non c'è, non importa, sono tutti dati giovani, recentissimi, lasciamo perdere. La sottomisura 1 invece nella sua fase seconda è stata molto più importante, perché a quel punto abbiamo detto, bene, che facciamo su questa banca dati, come possiamo andare avanti? E qui è stata la pensata più importante forse per muovere lo studio della biodiversità della regione. Sono state utilizzate quasi 1.300.000 di euro e è stato deciso di dedicarle in gran parte al reperimento di nuovi dati,
a una verifica della presenza di certe specie nel sito Natura 2000 per verificare formulari che sono stati fatti al tempo di BioItaly, cioè con tempi e modi che ormai sono antidiluviani, e soprattutto per impostare un sistema di raccolta che possa essere utile a un futuro monitoraggio. Futuro, che monitoraggio è una misurazione ripetuta di una variabile nel tempo, non è un colpo secco una volta. Andare e misurare quante bestie ci sono sul campo non è monitoraggio, quello è un rilievo. È monitoraggio è quando lo faccio nel tempo. Ma perché questa cosa funzioni, significa che io lo faccio sempre con lo stesso sistema, con lo stesso strumento, con gli stessi operatori, con lo stesso protocollo, in modo che sia perfettamente ripetibile. Solo se è perfettamente ripetibile io posso comparare i due valori che ottengo e quindi fare monitoraggio nel tempo. Monitoraggio poi di che cosa? Monitoraggio della specie è come dire monitorare la salute di una persona. Poi gli posso misurare la febbre, il colore dei calli che c'ha sui piedi e così via. Posso fare un sacco di misurazioni diverse. Quindi monitoraggio può voler dire tutto quanto. Allora noi abbiamo, ecco, questo è il quadro, questo nella prima fase qua sopra nel 2010 abbiamo ottenuto questi risultati, dopodiché nel 2011 è stato deciso di approfondire con la fase 2 e è stata fatta una grossa gara sostanzialmente di un valore di circa 800.000 euro, che poi metterci i numeri accanto è importante, una gara di 800.000 euro che si è conclusa adesso, proprio in questi giorni, che ha portato a un database regionale aggiornato, una confluenza di questi dati nel database ministeriale, i formulari del sito Natura tutti aggiornati, una cartografia regionale di idoneità potenziali, perché questo poi accenno brevemente a cosa serve, e anche la cartografia. Queste qui erano tutte colorate, adesso tutte in nero, ma non fa niente. I nuovi rilievi sono stati impostati utilizzando il metodo, diciamo così, avendo come sfondo il metodo degli occupancy model che Roberto Sindaco ha menzionato poco fa. Oggi questo sembra il modo più moderno per cercare di superare il problema principale delle false assenze, di cui parlo tra un secondo. Le specie su cui è stato fatto questo lavoro sono tutti vertebrati, meno gli uccelli e i pesci per diversi motivi, gli uccelli perché già c'erano moltissimi dati, i pesci perché esulavano da questo incarico, artropodi del suolo, alcuni molluschi, insetti, almeno tutte le specie target, macroinvertebrati acquatici. Il lavoro è stato fatto su 2/3 di tutti i siti della regione Emilia-Romagna, cioè su 100. Questo non era previsto che venisse fuori così piano piano, però non è importante. Esatto, c'è cioè la rivolta del computer, va benissimo. Vabbè, gli occupancy model, per quelli di voi che non hanno mai sentito un metodo statistico per ovviare al problema delle false assenze. Quando vado sul campo, se trovo una specie, c'è, l'ho vista, l'ho trovata. Quando vado sul campo, non la trovo, non è detto che non ci sia, può essere che non l'ho vista e la specie c'era. È la cosiddetta falsa assenza che ci crea problemi. E allora questa falsa assenza può essere dovuta innanzitutto che la specie è presente ma non viene avvistata perché dipende dalla sua avvistabilità, cioè molto difficile da vedere, oppure che non c'è in quel momento ma magari c'è il giorno dopo, e quindi sono due diverse false assenze. Per la prima bisogna stimare quella che si chiama l'avvistabilità, cioè la detectability, per la seconda bisogna stimare una probabilità di presenza. Il risultato di questo progetto qual è? Che alla fine di questo approccio è che alla fine tu non hai visto non visto, assenza presenza, ma hai un valore di probabilità, cioè la specie in quel punto c'è con 0,5, 0,7, è un enorme passo avanti nei survey, 2 minuti certamente. Bene, solamente alcuni risultati di numeri grossolani, poi dopo nella discussione se qualcuno è interessato se ne parlerà. La regione peraltro ha in animo di fare un convegno, mi pare l'8 o il 9 di aprile, in cui presenterà in maniera formale e nel dettaglio questi risultati.
hanno lavorato più di 100 rilevatori sul campo, un totale di circa 6.000 per giorni uomo, un enorme aumento delle conoscenze su fauna e flora, è stato soprattutto impostato il protocollo di monitoraggio e realizzato un vero punto zero di riferimento per questo futuro monitoraggio. Cioè oggi esistono protocolli iper dettagliati per ogni taxon, una serie di siti precisi identificati georeferenziati con un valore di occupancy collegato per ognuna di queste, per quasi tutte le specie. È stata quindi verificata l'adeguatezza di mezzi, tempi e personale, come al solito il risultato è che non ci bastavano i soldi, però e si poteva fare di più se fossero state più le risorse, però almeno sappiamo per quale specie e dove vanno messe queste più risorse. Alcuni risultati? Ma per esempio siamo riusciti ad assegnare valori di occupancy a 85% della flora, al 96% degli insetti. Queste sono nuove segnalazioni del tutto nuove, per 289 per rettili, per anfibi, insetti, flora e così via. E parte sempre di questo progetto è stata anche una revisione delle relazioni specie-habitat per la cartografia di distribuzione, perché poi quando si devono usare dei layer cartografici per identificare la bontà dei sistemi di conservazione servono delle carte omogenee, non servono più i punti. E quindi si passa a questi modelli di cui avete già visto esempi nel passato, questo per esempio è per, non mi ricordo che era qualche, una civetta qua sotto, non l'allocco. La rana e così via, questi modelli possono essere poi utilizzati, sovrapposti per costruire ipotesi di connessioni, di rete ecologiche e così via, portando a rappresentazioni sulle carte delle ricchezze potenziali delle specie, l'identificazione poi della congruità del sistema di aree protette, come in questo caso qui aree protette e SIC, che si sovrappongono in maniera più o meno utile a queste zone di maggiore ricchezza delle specie. Quindi per effettivamente realizzare una gap analysis che ci porti a migliorare il sistema di conservazione. Per l'Emilia Romagna, per esempio, avviene fuori in maniera molto chiara che c'è un'intera fascia territoriale della regione che è negletta e che è la fascia collinare, ancora si salva perché non è così fortemente aggredita dall'urbanizzazione che sale dalla via Emilia, però sicuramente è la prossima frontiera di colonizzazione dell'utilizzo umano. E poi fare lavori di replaceability per vedere quali sono le aree più critiche e importanti all'interno della regione dove focalizzare le poche risorse. Siccome per definizione le risorse disponibili per la conservazione sono sempre e comunque limitate, un imperativo a cui noi conservazionisti, scienziati non possiamo eludere è dare indicazioni su come utilizzarle al meglio. Vi ringrazio.